Buongiorno, risolverò la seconda parte dell'esercizio. Ero arrivato all'impostazione della matrice. Quindi avevamo scritto il vettore colonna delle caratteristiche cinematiche dei vincoli, poi avevo scritto la matrice e il vettore colonna delle caratteristiche cinematiche del polo. Si può adesso scrivere per capire meglio quello che c'è all'interno della matrice, il prodotto matrice-vettore. S ad x uguale a 0, S ad y uguale a 0, S b di y uguale a. Guardate bene la struttura, il polo che ho scelto è il polo A. SB di Y, questo vettore spostamento, sarà uguale a S di Y. Siccome hanno lo stesso verso, sarà uguale quindi a più S A di Y, più, perché questo vettore SB di Y rispetto ad A gira in senso antorario, L che sarebbe la x per teta di A, quindi più L per teta di A. Questo perché? Perché la formula dello spostamento è la seguente: lo spostamento in x è dato da teta per y e lo spostamento in y è dato da teta per x. Quindi la L non è altro che la x di questa formuletta. Adesso, se io voglio mettere, non si fa però, per capire, S di x, S di y e teta di A, e voglio sostituire quello che c'è nel prodotto matrice vettore, possiamo notare che S di x è uguale a 0, quindi in corrispondenza di S di x abbiamo messo 1. S di y è uguale a 0. Quindi in corrispondenza di S a di Y metteremo 1. SB di Y è uguale ad S a di Y, quindi sempre in corrispondenza di S a di Y metteremo 1, e al posto di teta A, e in corrispondenza di teta A metteremo L. Questo perché? Perché il polo che ho scelto è il polo A. Quindi i due spostamenti sono uguali a 0, sia lo spostamento y sia lo spostamento x. Com'è che si risolve questa matrice? Questa matrice, essendo una matrice di 3x3, la possiamo risolvere semplicemente con la regola di Sa. Avremo determinante, scrivo qui, di C è uguale, scriveremo la matrice. Quindi in parentesi tonda, 1 0 0 0 1 0 0 1 L. Fuori la matrice scriveremo le prime due colonne, quindi 1 0 0 0 1 1. Adesso moltiplichiamo 1 per 1 per L, i numeri in diagonale, quindi sarà uguale, scriviamo qui, 1 per 1 per L fa 1 per L, 0 per 0 per 0 fa 0, quindi più 0, più 0 per 0 per 1 fa 0, quindi qua scriveremo. Io lo scrivo anche se 0 per 0 fa 0, è normale, è sottinteso. Quindi scriverò più 0 più 0, subito dopo diagonale opposta, faccio in verde, scrivo in verde, 0 per 1 per 0, 1 per 0 per 1, L per 0 per 0. Quindi scriveremo meno, vado a capo, è più meno 0 per 1 per 0, 0, meno 1 per 0 per 1, quindi meno 0, meno L per 0 per 0, quindi meno 0.
Questa matrice avrà il determinante pari a 1 per L. Quindi avremo delta C uguale 1 per L. Siccome è diverso da 0, la struttura è isostatica. Ecco qui. Regola, scriviamo, di Sarrus. La regola di Sarrus l'ho applicata per trovare il determinante della matrice. Quindi, ricordo questa struttura è una struttura che è appoggiata, in A vi è una cerniera, in B un carrello. Si sceglie il polo, io ho scelto il polo A. Subito dopo aver scelto il polo, si scrivono le prestazioni cinematiche dei vincoli, si esplicita la prestazione cinematica dei vincoli per mezzo delle equazioni di compatibilità cinematica. Ho sviluppato anche il prodotto matrice-vettore. Abbiamo visto qual è la formula per trovare lo spostamento sia rispetto all'asse x sia rispetto all'asse y. Visto che la matrice è una matrice quadrata di 3x3, per trovare il determinante ho applicato la regola di Sarrus. Quindi, subito dopo abbiamo visto che il determinante è diverso dallo zero. In questo caso, quando il determinante è diverso dallo zero, la struttura è isostatica. Siccome la matrice è una matrice quadrata di 3x3, quindi è molto semplice da sviluppare, quando vi sono matrici di 6x6, non applichiamo più la regola di Sarrus, ma applichiamo i complementi algebrici. Adesso bisogna fare dei piccoli richiami di matematica, anzi di geometria lineare, però man mano che facciamo gli esercizi, io cercherò di spiegarvi anche come si trova il determinante di una matrice che ha più righe e più colonne. L'esercizio è finito e vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti, ci vediamo per la prossima esercitazione. Ciao!